l'appuntamento dell'estate a Musile di Piave con Moda sotto le stelle. Siamo davanti al municipio, già arrivata moltissima gente e in attesa di quello che è l'evento di moda e anche cultura. Abbiamo sentito il sindaco e anche l'assessore Carpenedo. Vediamo. Ogni anno è un appuntamento che piace ai cittadini e piace anche a noi amministratori, perché ci dà la possibilità di dare una specie di vetrina a questi nostri imprenditori che insomma ogni giorno ad alzare le saracinesche hanno qualche difficoltà. Quindi avere la possibilità di far vedere un po' quello che vendono, il loro modo di lavorare, che tra l'altro è un modo di lavorare di eccellenza. Io lo dico sempre, a Musile ci sono pochi negozi, perché però ci sono negozi belli e che lavorano molto bene. Quindi insomma ogni anno questo appuntamento ci dà anche soddisfazioni. Allora, far rivivere un centro città, facile, difficile, impegnativo per un'amministrazione? Sì, è molto difficile, insomma di questi giorni abbiamo visto che ci sono anche problemi di sicurezza, quindi portare la gente in piazza non è sempre facile. Avvenimenti come questo creano un po' di diffidenza proprio nel circolare nelle strade, ma non di Musile in particolar modo, perché grazie a Dio questi episodi sono abbastanza limitati, però un po' dappertutto. E quindi creare dei momenti di festa come questi, dove si sta bene insieme, dove ci sono i bambini che sfilano, dove insomma c'è allegria, credo che possa contribuire a far diminuire la paura e a creare una bella situazione. Allora, questo è un appuntamento storico assieme a tanti altri che sono poi gli appuntamenti dell'estate a Musile. Beh, primo fra tutti il patto d'amistà, lo stiamo aspettando con ansia. Ogni anno il 7 agosto si rinnova questo patto con San Donà, e quindi anche quello è un avvenimento molto piacevole, molto sentito, e ci siamo preparati bene, abbiamo dei bei festeggiamenti, quindi insomma poi ci rivediamo il 7 agosto e abbiamo ancora da festeggiare. Poi sabato questo abbiamo anche Vota le Voci, e anche quello un appuntamento ormai fisso dell'estate di Musile, con nuovi talenti che vengono a cantare e che insomma danno gioia in città. Allora, ritorno a questo appuntamento, ne stavamo parlando con il sindaco, un appuntamento che vede la collaborazione fra il pubblico, l'amministrazione comunale e soprattutto il privato, i negozi, le imprese, le piccole attività di Musile di Piave. Esatto, è l'ottava edizione questa di Moda sotto le stelle, un appuntamento importante perché mette insieme i nostri commercianti, i nostri esercenti, e li ho visti entusiasti su questo, anche se oggi il tempo non ci permetteva grandi sicurezze, ma ciononostante hanno voluto mettere in piazza i propri prodotti, il proprio modo di vendere. Io credo questo sia importante, perché noi dovremmo in qualche modo valorizzare questo loro entusiasmo, questa loro volontà a tutti i costi di superare le difficoltà dei mercati che ora esistono e che noi cercheremo di aiutare, insomma. Allora, una serata che vede appunto sfilare sul palcoscenico un po' i negozi del centro, gli acconciatori. Quanto è facile, difficile o meno per un'amministrazione comunale mantenere, vive, far vivere il centro e soprattutto proporre le attività che operano nella città? Beh, vede Daniela, noi abbiamo a disposizione, io ho la fortuna di avere anche l'assessorato alla cultura come affidamento dato dal sindaco, e credo che si possa fare un'ottima congiuntura fra i due tipi di cultura e commercio. Io credo che i mercati, le proposte commerciali debbano in qualche modo adeguarsi agli stili culturali e ai processi culturali appunto della gente. Questi nostri commercianti dimostrano questa volontà, e infatti questa manifestazione, che ormai è un format che dura da 8 anni, tende a fare questo, interseca proposte commerciali con proposte culturali. Infatti stasera vedremo anche, insieme alle proposte commerciali, vedremo anche degli intermezzi culturali, quali ad esempio il canto, le tradizioni come il patto d'amistà, un annuncio di questa grande manifestazione che facciamo ogni anno, questa rievocazione storica, e così via. Quindi è importante portare appunto un commercio che sappia adeguarsi ai cambiamenti, che, come dicevo poco fa, e che in qualche modo rispetti un po' l'identità di questo territorio. Abbiamo un commercio che mira alla gente, che vuole parlare alla gente, e noi su questo vogliamo lavorarci.